Ci affacciamo in diretta, poi lo faremo in maniera più ampia più avanti, su un'altra crisi italiana, la crisi della cultura. La battaglia di uno storico teatro romano, il Teatro Valle, che è occupato ormai da più di 100 giorni. Oggi c'è stata un'assemblea aperta a tutti gli operatori della cultura. Giorgio Galleano, ci ricordi intanto perché questa battaglia? Sì Maurizio, siamo in uno dei più antichi teatri, anzi in questo momento è il più antico teatro di Roma ancora in esercizio. Qui ci fu la prima rappresentazione dei sei personaggi in cerca d'autori di Pirandello, eppure questo teatro aveva un futuro molto incerto. Dopo l'abolizione come ente inutile dell'ente teatrale italiano, era stato passato al Comune di Roma e rischiava di, per così dire, di saltare questa stagione. Da questo fatto è nata la scintilla. Adesso l'occupazione del Valle è arrivata perfino sulle palline degli autobus, come vedete qui sopra di noi. L'occupazione è partita, doveva durare 3 giorni e segnalare semplicemente il problema di questo teatro, ma poi è cresciuta, si è allargata ed è diventato un fenomeno nazionale, tant'è che appunto oggi c'è stata un'assemblea nazionale degli operatori culturali in cui si è parlato della crisi di finanziamento, ma non forse crisi in quanto tale, della cultura italiana, e noi abbiamo raccolto, noi ne parleremo poi con alcuni degli occupanti, per adesso vi facciamo sentire le voci che abbiamo raccolto durante la giornata di Elio Germano, l'attore, dell'ex assessore dell'estate romana Renato Nicolini e del professor Stefano Rodotà, che è fra gli autori, fra gli estensori dello statuto di una fondazione che nascerà proprio dal Teatro Valle e di cui parleremo più in là nel prossimo collegamento. Qua si parla un po' del mondo che stiamo vivendo, quindi di un mondo che è sempre più egemonizzato dalla finanza, che diventa quasi una dittatura a cui poi tutte le cose devono rispondere, no? Quindi questa esigenza di tradurre tutto in mercato, e noi parliamo oggi proprio delle cose che sono intraducibili in quel codice lì, cioè tutto quello che riguarda appunto i lavoratori della conoscenza, dell'immateriale. Ogni lira investita in cultura provoca subito una vita, un indotto. E poi è la prospettiva del futuro, io credo che dovremmo imparare a riflettere a perché Germania e Francia hanno oggi un ruolo decisivo in Europa, e potremmo scoprirlo nella presenza in tutti e due questi paesi di un'industria della cultura e dello spettacolo, di un sostegno anche dello Stato della cultura e dello spettacolo molto radicato. E invece si va tutto in un'altra direzione. E oggi questo tema dei beni comuni, che in Italia è diventato popolare grazie al referendum sull'acqua, investe direttamente il tema della cultura. Il tema della cultura e della conoscenza, perché la rete ci ha insegnato che la conoscenza è qualcosa che deve essere facilmente accessibile, a disposizione di tutti, gratuito, non ridotto a merce, e questo sta non solo in Italia cambiando sia il modo di produrre cultura sia il modo di acquisire cultura. Giorgio Galleano, torniamo al Teatro Valle in diretta. Ci sei? Eccoti qua. Sì, mi sentite? Benissimo. Mi sento malissimo. Bene, 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 vai. Ci siamo, benissimo, noi andiamo avanti. Sono con Ilenia Caleo, che è una delle prime occupanti del Teatro Valle. Tu sei qui dal 14 giugno, 108 giorni. Cominciamo a dire che il 14 giugno era il giorno dopo il referendum. Sì, l'idea che un po' ha circolato quando siamo entrati qua questa mattina è che qualcosa in questo paese aveva voglia di cambiare. Noi eravamo una parte di questo qualcosa. Siamo entrati qua dentro pensando di stare 3 giorni. E abbiamo organizzato artisticamente, politicamente, per rivendicarci questi 3 giorni, porre la questione del Valle, porre la questione dei diritti, delle politiche culturali in questo paese. Poi è accaduto qualcosa di assolutamente imprevisto e non controllabile, cioè questi 3 giorni sono diventati credo più di 100, perché c'è stata una partecipazione grandissima di artisti, di pubblico, di cittadinanza, del quartiere. Voi cosa avete fatto? Avete organizzato dei seminari, vi siete dati un cartellone in pratica. Sì, in questo momento stiamo in qualche modo autogovernando questo teatro, dimostrando che in questo paese si può fare, che la cultura non necessariamente è in mano alla politica, agli assessori che in qualche modo se ne disinteressano, ma a coloro che quotidianamente la fanno, la amano e ci dedicano la vita, cioè gli artisti, i lavoratori dello spettacolo, i tecnici, gli operatori, non solo dello spettacolo ma anche della cultura in generale. Quindi stiamo facendo una programmazione artistica alla sera che in qualche modo mette in discussione quello che in questo paese quotidianamente si vede. È una programmazione
programmazione gratuita, perché crediamo che se la gente comune si allontana dal teatro non è per snobberia o per elite, ma perché alle volte è molto... Insomma, il vostro mondo vi appoggia, insomma, qui ci sono stati Camilleri, Moretti, raccontiamo un po' di questi tre mesi. Sì, c'è stata una grandissima partecipazione da parte di tutta la comunità artistica, perché in questo momento sentiamo in questo paese di stare in uno stato di emergenza da un punto di vista artistico, creativo, ma anche politico, civile, etico, quindi c'è una grande voglia di come dire, manifestare la propria presenza nel mondo e di farlo anche attraverso i nostri linguaggi, quindi nella scena, nel teatro, nel cinema, nell'audiovisivo, quindi da Camilleri a Gifuni e Elio Germano, ma anche moltissimi giovani artisti indipendenti, artisti sconosciuti, artisti che quotidianamente rendono anche il nostro paese un'anomalia in senso positivo e non solo negativo. Ecco, voi dite che con la cultura si mangia in pratica, che bisogna investire in cultura perché questo fa anche un paese evoluto, no? Sì, la volgarità del nostro governo ha, come dire, espresso questa, un po' questa assioma che con la cultura non si mangia. Sicuramente ci mangiano poco i precari dello spettacolo, gli artisti che vanno in scena, gli operatori, chi quotidianamente fa veramente la cultura nell'università, nelle scuole, però qualcun altro ci mangiano i monopoli della televisione, ci mangiano chi fa profitto nel cinema, chi usa la cultura per avere finanziamenti e poi farne altro. Qui invece voi state sperimentando una modalità, diciamo, di cogestione anche del cartellone con il pubblico, ci sono momenti assembleari che magari possono sembrare un po' dispersivi, però voi alla fine da questo modo di procedere ottenete dei risultati. Sì, assolutamente, perché in questa occupazione si è aperto a una sorta di piazza pubblica e in qualche modo questa occupazione assomiglia davvero a quello che gli spagnoli hanno fatto nelle piazze durante quest'inverno, cioè la voglia di riprendersi uno spazio che è anche uno spazio di condivisione, di vita comune, l'idea che si possa vivere in un modo migliore, in cui la ricchezza non è solo quella appunto proposta, ne stavate parlando prima in studio, dalla finanza, ma una ricchezza sociale condivisa, cooperativa, che crea, come dire, possibilità e potenzialità per tutti e non sottrae. Ecco, questo è quello che noi pensiamo e credo che... Ecco, adesso ti sento, Maurizio. No, ecco, mi pare che sia stata data proprio un bel racconto del significato di questa occupazione, che a quanto pare, diciamo, sono pronti, credo, a portare avanti ancora per molto, no? Direi di sì. Ah sì, lei non vi sente, chiede Maurizio Mannoni se siete pronti a portarla avanti ancora per molto questa occupazione. Sì, perché quello che è successo in questi mesi davvero esprime la volontà di moltissimi, di molti diversi, della cittadinanza, degli artisti, degli operatori, dei lavoratori, di riprendersi uno spazio in questo paese e di provare a tentare la via di un cambiamento radicale che parte dal basso, dalla cooperazione e dalla partecipazione diretta. Stiamo gestendo questo teatro e non proponendo un'altra stagione, perché non è questo, perché questo che stiamo facendo è una forma di lotta e non soltanto di programmazione artistica. Gli artisti che qua intervengono lo fanno per sostenere l'occupazione. Lo fanno gratuitamente, come gratuitamente il pubblico ogni sera entra, costruendo un nuovo patto sociale. Quindi la durata è anche il senso di evocare, come dire, una mobilitazione permanente in questo paese che ha veramente voglia di cambiare e che non affida più ai paesi, ai partiti, alle forme di rappresentanza tradizionale il compito di cambiare, ma se lo vuole assumere in prima persona. Davvero è il tempo di un momento diverso. Grazie. Insomma, Cappellini meritava di essere raccontata così bene, no? questa vicenda del Valle, che è proprio poi significativa. Sì, assolutamente. Tra l'altro oggi c'è stato un curioso scambio di battute molto polemico tra il ministro della cultura Galan e il capogruppo alla Camera del PDL Cicchitto, perché Galan oggi ha detto delle cose, secondo me, di buon senso, proponendo, insomma, che si avvii una discussione per trovare comunque una soluzione duratura. Chiaramente coinvolgendo in prima istanza le persone che in questi mesi hanno gestito il teatro, è stato duramente, secondo me inspiegabilmente, criticato da Cicchitto, che invece ha parlato di cattivo servizio alla cultura da parte di chi ha occupato il Valle. Quindi, insomma, persino un'uscita del ministro è stata contestata dal capogruppo. In questo momento la maggioranza sembra capace di trovare un minimo di coesione anche di fronte a questioni che non dovrebbero provocare divisioni, perché credo che
comunque non si possa guardare con ammirazione al fatto che in questi mesi sia stato gestito comunque una struttura culturale importante in modo efficace, coinvolgendo la popolazione, cercando di offrire delle soluzioni a un problema che esisteva, perché il Valle è stato occupato perché se ne voleva scongiurare ovviamente la chiusura, certo, sostanzialmente. Certo. Però persino di fronte a questa situazione la maggioranza si è prodotta in una forse divisione. Non conoscendo la situazione, sentire la parola occupazione evocava, no? Situazioni, diciamo, di sinistra, da centro sociale, così insomma non è. Paolo Di Paolo.